La 12ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Restiamo sull'eccellenza dell'anno innovazione e leadership, ma per lo sviluppo di soluzioni software. E questo premio va a Easy Ray. Per essere una realtà di successo nel settore IT e più precisamente nello sviluppo di software e soluzioni informatiche. Per fornire prodotti altamente innovativi grazie a un team di esperti e in continuo aggiornamento con l'evoluzione del settore, per la capacità di accogliere e soddisfare richieste provenienti da tutto il mondo, garantendo l'eccellenza del servizio. Easy Ray, eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, sviluppo, soluzioni, software. Benvenuti e complimenti, grazie, grazie a voi. Siamo in compagnia di Antonio Raimondo, CEO di Easy Ray. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie mille. Easy Ray questa sera ha ottenuto il riconoscimento come eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, sviluppo, soluzioni, software. Le chiedo un commento a questa vittoria. Beh, sicuramente è una vittoria che ci rende molto orgogliosi. È un percorso di crescita che abbiamo iniziato ormai da un pochino di anni e stiamo portando avanti. Chiaramente è un riconoscimento che condivido con tutto il team, insomma, con i collaboratori, giusto per citarne alcune, la dottoressa Ludovica Croce, dottoressa Irene Brenzini, dottoressa Ida Caraviello, e così via, ne abbiamo diversi, nominarli tutti sarebbe lungo. Comunque ci fa veramente molto piacere, anche perché è una categoria molto competitiva a livello di mercato, a livello di concorrenza. In Italia ci sono diverse realtà interessanti, alcune sono anche nostre partner, quindi essere stati nominati noi è sicuramente un orgoglio maggiore. Ecco, il settore nel quale operate è per certo di sicuro il più soggetto a cambiamenti decisamente rapidi. In che modo, le chiedo, riuscite ad approcciarvi all'evoluzione così rapida del settore e anche a stare al passo con il mercato? Certo, è veramente rapida, molto rapida. Il nostro settore, quindi il settore tecnologico IT in generale, è in continua evoluzione, in continuo fermento, e il nostro team è costituito in gran parte di persone con un background da ricercatore, ex professori universitari, quindi figure molto mentalmente aperte a un approccio evolutivo costante, a una formazione costante, perché è fondamentale essere, diciamo, costantemente aggiornati ed essere, diciamo, anche un passo avanti. Quindi spesso il nostro tipo di lavoro è proprio quello di guardare al futuro, perché una cosa che realizziamo oggi, fra due giorni, potrebbe già essere obsoleta dalla velocità con cui il mercato e le tecnologie si muovono. Quindi la costante formazione, il costante confrontarsi con realtà nazionali e internazionali, così da avere, diciamo, un prospetto e una mentalità sempre più aperta. Nell'ultimo periodo avete raggiunto numerosi traguardi e ottenuto riconoscimenti anche a livello internazionale. Le chiedo, qual è il segreto del vostro successo? Beh, sicuramente questa mentalità, questo approccio che abbiamo, che ci ha portato, come dicevo, a aiutare clienti di tutto il mondo, quindi a maturare esperienze in tutto il mondo, quindi con culture diverse, modi di approcciarsi diversi, tecnologie diverse. Quindi questo ci ha permesso di essere molto competitivi, molto innovativi ed avere molto appeal, perché comunque il nostro tipo di lavoro, è come noi operiamo solitamente, è quello, nel primo approccio, di studiare qual è la tecnologia più adatta per quella realtà,
per quella situazione. Due clienti, per fare un esempio, due clienti con il medesimo, la medesima necessità, potrebbero avere un approccio diverso dal punto di vista tecnologico, e quindi questi aspetti sicuramente ci hanno portato ad essere considerati, nominati, chiamati ormai insomma in diverse parti del mondo. Difatti abbiamo aperto e stiamo aprendo insomma un po' di sedi dislocate appunto per essere sempre più vicini anche al cliente e alle sue necessità. Grazie, di nuovo complimenti. Grazie a lei, grazie a tutti.